Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Reminchia. Nell'ultima puntata abbiamo finalmente dato il vaccino a Jill, abbiamo esplorato l'ospedale, abbiamo visto che ci sono degli sgorbi incredibili. Adesso siamo qua con il nostro buon uomo che è arrivato ferito e degli zombie sembrano barcare. Proviamo a chiudere le serrande, devono entrarne il meno possibile. Ah, sto proteggendo Jill. Entrerò nel sistema di sicurezza dell'ospedale, tu tienimi lì lontani. Guarda lì, quanti cazzo sono. Prendi l'assalto. Ok. Si spara. Qua non penso possiamo fare altro. Se non possiamo farlo, vai fuori dai coglioni. Ok. Affanculo, non mi sono portato tutti i colpi. E non posso fare altro, buon uomo. Ok, gli zombie muoiono definitivamente quando vanno a terra. Questo è un bene. Detonatore. Abbiamo vari colpi. Buongiorno signorina. Ma questi generatori qui, se li sparo. Ah, da un impulso elettrico. Ok, buono a sapersi. Vedete, questa cosa non la sapevo, per esempio. Ne ho visti parecchi. Non li ho mai sfruttati. Ok, penso dobbiamo difendere comunque. Dobbiamo difendere Jill. No, ricarica. Carica. Veloce, madonna. Ok, fuori dai coglioni. Ok, qua mi dice che ci sono altri colpi. Mamma mia. È morto? Sa di sì. Ah, quanti sono? Perché si muovono così quando sono fuori? Sono un pochino a 20 fps loro. Ah, questi cosi tra l'altro si riattivano nel tempo. Un po' OP come roba, eh. Eh sì, cerca un paio di cazzi. No. Madonna mia. Carica veloce. No. Ok. Fuori dai coglioni. Interruttore qua attorno. Sono full di roba. Oh. Ma questo è veramente il destino allora. Una pianta verde. Ok, siamo riusciti a prendere tutto. Tu fuori dai coglioni. Mamma mia. Ricarica per favore. Troppo belle le scene con Carlos però. Molto... Spara. Il fatto che abbiamo l'assalto ci aiuta molto questa cosa. Fammi pensare. Noi abbiamo ancora una cura. Volendo una potremmo usarla, ma siccome possiamo ancora subirlo un colpo, io voglio risparmiarle le cose. Allora, con calma, noi tiriamo una granatina qui e ci riprendiamo il nostro assalto, carissimo. Mamma mia, raga. Critico. Ok. Oddio. Fermi tutti. Granatina. Assalto. Questo ce lo leviamo dal cazzo. Mamma mia, raga, il panico. Ora capisco perché... Tutti questi colpi. Guarda com'è che mira però, raga. Guarda che mira. Fatti tutti. Mamma mia. Quanti cazzo sono. Vabbè. Sì, ma io qua. Forse puoi far cadere la colonna con quell'esplosivo. Ci sto provando. Ricevuto. 29 secondi. Se tiro una stordente. Ma no, magari possiamo evitarcela. Posso resistere. Madonna. No. Ok. Mamma mia, Carlos, raga. Infatti avevo recuperato ancora il gol. Mamma mia, pane. Ok, qua c'erano 16 zombie, ma... Carlos! Tutto
Neanche per il cazzo. Ma almeno è finita. Sto arrivando. Peccato, c'è una munizione lì. Il vaccino ha funzionato. Bene. Ehi, ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, ti. Chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle. Non è che come te, sei un pelato lì, insomma, è cagare, dai. Ok, ci stiamo misalzando con Jill. Oddio, entrare così, io ti amo. Stai bene. Ti amo, Carlos. Ottime notizie. È tutto finito. La città è salva. No! No! Parami, Jill! Non c'è altro modo! Dai! Madò, era un incubo, meno male. Meno male. Dove sono? Cos'è successo? Niente, Carlos te l'ha messa, insomma. Te l'ha messo dentro il vaccino. Attenzione a tutti i cittadini. Tra poche ore verrà lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Questo attacco eliminerà all'istante ogni forma di vita. Abbandonate immediatamente la città. Primo ottobre. Evacuate subito. Ripeto. No, evacuate non subito. Può essere. Non è un esercito. E invece sì, inquadratura culo anche qui. E siamo di nuovo con Jill Valentine. Bene, dobbiamo uscire dall'ospedale. Allora, siamo di nuovo con Jill. Fatemi vedere come eravamo messi. Abbiamo i colpi del lancia, perché avevamo ucciso il boss prima di fare tutto ciò. Noi andremo avanti di pompa. Beh, volendo il lancia granate, che ci sono quei robi lì, non è che potremmo prenderlo, sarebbe proprio una cattiva idea prendere il lancia granate. Anche perché comunque è l'arma con cui abbiamo più colpi. Utilizzeremo le mine o munizioni esplosive. Prendiamo le munizioni esplosive più i tre. Dovremmo farcela. Non so se erano sempre munizioni esplosive. Possiamo provare a ricaricare. Attenzione. Buongiorno, Bella. Oh. Mi hai salvato la vita. Proprio per niente. Ha fatto tutto Carlos. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Barda teneva lì il vaccino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Lo sono anch'io. Diglielo, Jill. Ok. Non credo che ti farò cambiare idea. La struttura si trova proprio sotto questo ospedale. Ho perso i contatti con Carlos. Vabbè, rompere i coglioni. Allora, aspetta un attimo. Cosa abbiamo? Pistola G modello raffica. Ma io non ho visto un cazzo qua. G19, G19. Ma allora sti cazzi. Ma possiamo svuotare i colpi? Rimuovi. Cosa li ho rimosso? Ah sì, li ho rimosso i colpi. Vabbè, depositiamola allora. Teniamo questa qui con i proiettili a raffica. Vediamo se abbiamo una pianta verde. Sì, combiniamo. Questa la posiamo però. Abbiamo il lanciagranate con in questo momento penso i colpi incendiari. Più tre esplosivi. Abbiamo grimaldello cose. Non abbiamo colpi pomp. Ah minchia se non ne abbiamo. Prendi questi qui. Li posiamo così ci portiamo uno stack dietro. Possiamo fare volendo colpi con l'esplosivo A e l'esplosivo A. Vediamo due A cosa creavano. Colpi esplosivi. Schifo, non ci fanno. Mamma mia, abbiamo tante di quelle cose con Jill, ragazzi, la siamo giocati talmente bene. Perfetto, quindi qua la pianta rossa ce l'abbiamo. Qua c'è ancora qualcosa, perché adesso con Jill è come se questo posto fosse tutto nuovo. Qua abbiamo l'interruttore, qua è dove siamo passati. Qua c'è il borsello, però l'abbiamo preso con Carlos. Oh. Ah, forse questo. Minchia, devo far dare un colpo. Vabbè, pianta verde. Buongiorno. Vabbè, andiamo di pompa, ragazzi. Rileviamo
dal cazzo. Ah, qua c'erano tutti quelli zombie lì e di qui è chiuso. Ah, no, no, no. Aspetta, opuscolo Spencer Memorial. Ma questo è un po' l'ospedale, il cuore del sistema sanitario di Raccoon City. Lo Spencer Memorial fu istituito dalla Spencer Foundation allo scopo, attenzione, per diventare il cardinale. Tutto gira intorno agli stessi piani alti comunque su tutta Raccoon City, eh. Oltre ai più moderni ambulatori e ampi reparti di degenza, questa struttura ospita uno dei più grandi laboratori di ricerca del paese. Via vai. Siamo il Grimaldello, così ci apriamo questo passaggio. Qua possiamo scendere sotto. Però aspettate un attimo. Parterò anche un paio di colpi pompa, ma c'era roba da prendere. E magari... Oddio, questo è morto da solo come il primo. Madonna. Che coglione, volevo evitarlo questo. Vabbè. Ok, siamo qui nel cortiletto. Qua c'era una cassa, se vi ricordate. Perfetto. Dall'episodio precedente con Carlos. Qua c'era una cassettina che noi ci apriamo qui. Speriamo che troviamo i colpi pompa, così almeno, no? Proiettili del mag. Attenzione, noi non abbiamo ancora il mag, che nel 2 era un super revolver, tipo una Desert Eagle. Qui non lo so. Magari è la stessa arma. Qui il calibro è lo stesso, questo è sicuro. Poi in quest'altra stanza, che era safe, almeno lasciata safe con Carlos, a meno che si rialza qualcosa, dovrebbe esserci sempre qualcosa da fare con Jill. Oh, esplosivo B, questo non c'era. Ah, ed è solo questo che potevamo prendere. Ok, con Jill abbiamo qua degli oggetti in più sulle aree. Qua è tutto safe, dobbiamo ritornare da questo lato. Vabbè, è giusto che facciamo un po' di backtracking qui, eh. Andiamo. E mi sono portato qui il lanciagranate apposta. Ok, io ho le munizioni incendiarie e posso mettere quelle esplosive, ma ormai... Ormai volevo vedere se magari moriva un colpo. Ho rotto i coglioni. No, ho spartato. Non so se è morto. Vabbè. Qua ce la siamo giocati male. Oddio. Quasi. E vabbè, i colpi incendiari non sono fortissimi. Munizioni esplosive, infatti io pensavo che secondo me l'esplosivo ci vuole con questo. Vabbè. Allora facciamo una cosa, manco a sprecarle quelle lì, che poi magari ci servono con i gamma. Magari se ce ne saranno altre, chi lo sa. Perfetto. Qui abbiamo preso tutto e adesso abbiamo i colpi esplosivi. Tra l'altro il pompa stiamo un po' scarseggiando, quindi io andrei tranquillamente di... con l'altra arma. Ci ricolleghiamo a quell'altro passaggio. Noi questo qui non ci interessa, dobbiamo salire. Guarda, voglio anche provarla sta pistola. Il fatto che trasporta 33 colpi è una cosa buona anche riguardo la gestione delle risorse. Terrazzino, qua c'era l'unico che era morto. Allora, noi da qui dovremmo andare nella stanza del personale, che ci dimenticavamo una porta. Nell'archivio c'è la save room, che adesso ci passiamo. Prima vediamo cosa c'è qua dentro. Qua prima non c'era nessuno, questi si sono rialzati. Cioè con Carlos non c'era nessuno in questa parte. Adesso questo qui si è rialzato ed è proprio nell'armadietto. Dai, fammi un critico giro. È buggato, guarda com'è buggato. Ma dai, dai, a cagare. Si stanno alzando tutti. Vediamo se riesco ad aprire veloce. Tanto qua me ne vado, non ci devo più riandare. 12 cartucce per il fucile. Oddio, ma che scatto fa. Ok, evitiamo tutto. Mamma mia, ma ho trovato un mare di colpi. Porca puttana, tutti sti colpi ci hanno recuperato praticamente tutto il perso. Bene, ottimo. Ok, fatemi organizzare. Colpi incendiari possiamo, colpi del mag possiamo, e questo è sicuro. Possiamo pure la pianta verde, ma mi sa che mi tocca usare una cura. Passiamo di qui. Madonna, questo si rialza. Dovremmo poterlo evitare. Qua dentro c'è ancora qualcosa e abbiamo la doppia porta qui. Cosa c'è qua? Oh, polvere da sparo di alta qualità. Possiamo fare dei colpi pompa. Sembra non esserci più niente. A te ti evito. Ma la cassaforte qui è stata presa. Da chi cazzo è stata presa? C'è ancora qualcosa nell'ambulatorio. Mamma mia, qua mi preoccupa. Nell'ambulatorio ci sono i due cadaveri che abbiamo ucciso con Carlos. Qua c'era l'armadietto nella biancheria. Colpi del mag ancora. Qua c'è la shortcut che ci collega dall'altra parte. Qua qualcosa da prendere ancora con Jill. Esplosivo A. Il B ce l'abbiamo. Possiamo fare dei colpi incendiari. Bene, non c'è più nulla. Bene, a sto punto ci siamo esplorati tutto il laboratorio con Jill. Proprio tutto.
possiamo ricollegarci magari dal cortiletto. Che tra l'altro qua mi dice ancora che c'è qualcosa. Il problema è che cosa. E si passa dall'altra parte. Ma io dall'altra parte come cazzo accedo? Non ne ho idea. Da qui è bloccato. Non ne ho idea. Vabbè, sti cazzi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Qui dovrebbe esserci la via della beatitudine. Aspetta, ma lo sapete che forse è da qui? Qui facciamo il giro. Se troviamo magari un'altra entrata da qui che magari non abbiamo visto, dovremmo poter entrare. Però non mi sembra ci sia un'altra entrata qui. Il problema è questo. Ma cosa c'è? Ma c'è una cassa. Da dove cazzo si ci va? Sicuramente mi starò dimenticando qualcosa. Magari lascio... c'è qualcosa che sto tralasciando. Ma comunque... possiamo finalmente andare qua, verso la struttura sotterranea. Ok, qua c'è qualcosa da prendere. Colpi della pistola. Questa penso che era la porta proibita di cui parlavano. Infatti era chiusa comunque con un lucchetto. Ok, qua siamo tipo in un... forse porta sotterranea. Per forza. Esplosivo B. E abbiamo già là. No, stavo scartando. Ho fatto dei colpi incendiari che non è il top. Servirebbero, mi sa, 2B a noi in questo caso. Ok, possiamo accedere. Minchia, me lo ricordo questo ascensore. Vi ricordate? Questo qui è l'ascensore del... insomma, che poi prendiamo nelle parti finali di Resident Evil 2. Ed è un grosso ascensore. Guarda che carico sta trasportando. Ok. È possibile che nessuno all'ospedale se ne sia mai accorto. Beh, in effetti sta cosa è strana, che nessuno si accorge che... sotto l'ospedale, tutto collegato in una struttura super sotterranea, super segreta e super avanzata. Sembra un po' una grande minchiata, però vabbè. Dove passo? Perdonami. Eh no, Jill non sale, un cazzo di... ah, qua posso... ok, monta carichi, magari lo abbasso. Ok, quindi adesso alzo. Jill intanto è con lanciagranate e tanta roba. Ok, qua abbiamo questa strada, ma è bloccata. Non possiamo andare dall'altra parte. Dobbiamo per forza passare di qui. E c'è una save room della vita. E il borsello. Il borsello. Posiamo... aspetta, intanto con la polvere da sparo combiniamo e facciamo dei colpi pompa che posiamo. Queste li posiamo, mag pure e pianta verde pure. Abbiamo del... attenzione, non serve più il grimaldello. C'è una nota... avviso sulla piattaforma, tutto il personale, è stato riscontrato un problema all'impianto elettrico che prova il sovraccarico dell'intero apparato in caso di utilizzo di più macchinari pesanti allo stesso momento, con la conseguente esplosione dei fusibili. Nel caso in cui questo problema dovesse verificarsi operando con la piattaforma, si prega di utilizzare i fusibili delle centraline secondarie presenti nella struttura per ripristinare la corrente alla piattaforma il prima possibile. Bene, salvataggio della vita. E anche qui io direi di salutarci, perché siamo arrivati, penso, a quello che ora ci collegherà al laboratorio. Ma lo faremo nel prossimo episodio con Jill. Alla prossima, ciao belle mie.